Salve a tutti, benvenuti in un'altra puntata di Wild con Fiammetta, che sono io. Quest'oggi siamo dentro una gabbia di cani feroci. Sono coraggiosissima. Dopo vedremo, scopriremo un grande sopravvissuto alla foresta che si chiama Davide Fain, che ci farà vedere come si può sopravvivere con nulla e mangiare qualsiasi cosa che si trova. Più vedremo il pitone più grande d'Europa, la murona da 6 metri e 150 kg. E poi faremo il nostro test della giornata, che è più letale, una foglia di insalata o una barbabietola? Pensateci, dopo ve lo dico. Ed ecco, stiamo vedendo il serpente più grande d'Europa. Un pitone moruro femmina di 6 metri. Ed ecco, lui è Davide Fain, è il grande sopravvissuto a tutte le impervie del mondo, e quest'oggi ci fa vedere il suo grande coraggio di vedere come fa con un serpente da 6 metri. Oggi siamo qui a parlarvi della molurona, questo serpente di 6 metri e mezzo, vedete, che abbiamo catturato in India alcuni mesi fa. Questo pitone l'ho catturato personalmente nella foresta impervia del nord-est dell'India. È stata un'impresa veramente faticosa. Come vedete, questo serpente è aggressivo, molto aggressivo. Da oggi faremo vedere come si può sopravvivere in una foresta impervia, piena di animali velenosi, e il Davide Fain ci farà vedere come si fa a trovare il cibo nella foresta. È una giornata intera che non mangio. Adesso vi farò vedere come è possibile riuscire a trovare cibo, naturalmente, nella foresta. Ecco, venite, venite, venite a vedere. Abbiamo trovato cibo. Abbiamo trovato cibo, una pogona viticeps. Adesso vi faccio vedere come può sfamare un uomo. Questa la mettiamo da parte e ci proviamo una buonissima scatoletta di tonno. Anche quest'oggi siamo qui per vedere come si può sopravvivere nella natura selvaggia, sfruttando solo ciò che ci dà la natura. Ed ora la corteccia dell'albero. Ecco, vedete, corteccia dell'albero, annusate, sa di muschio, vuol dire ci troviamo a nord. State bene attenti, la corteccia, non mangiate mai la corteccia, perché la cosa importante dietro gli alberi è trovare i pomodori. Avevo anche sete. Non mangiate troppo pomodoro.
Quando nella foresta non avete più energie, quando vi servono veramente le proteine, vi guardate intorno, la natura vi saprà sempre dare la risposta esatta. Questo è un albero di nocciolo africano, vedete? A questo punto strappate la nocciola, la strappate. Schiaccianoci, sempre portata di mano, buono, buono, schiaccianoci, ecco, schiaccianoci, buono, schiaccianoci, importante, la foresta, hanno portata di mano. Buono anche questo, buono tutto quanto. Allora, importante, quando siete nella foresta, nella natura selvaggia, cercare l'acqua. Un uomo non può sopravvivere senza acqua, senza cibo sì, ma non senza acqua. Adesso vi faccio vedere come poter cercare l'acqua, l'alimento principale. Dimenticatevi, quando siete in natura, di immortalare quello che vi sta attorno. Venite, famosa pianta del pane. Vedete? Abbiamo finalmente trovato l'acqua. Adesso basta prendere una foglia. Facciamo un bicchierino. Vedete? Però qui se bevo mi prendo il samorro nero. Ora vi faccio vedere come bere dell'acqua veramente potabile. Adesso vi faccio vedere dove trovare finalmente dell'acqua potabile da bere. Venite! Ma chi è che rompi i coglioni adesso? Prima che mi apra qualcuno, perché non ce la faccio più. Sete, il mio organismo ha bisogno di sete, di bere. Sono io! Bisogno di bere! 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 Signora, mi dia un bicchiere d'acqua! Pronti! Cristo, ma hai buttato da me! Sete! Sete bestia! Questa! Questo è il metodo migliore per avere un bicchiere d'acqua potabile! Ecco.
eccoci qua ancora alla fine di questa puntata di Wild. Abbiamo visto all'inizio un test molto importante e molto difficile da capire, se era più letale la lattuga o la barbabietola. Ora ve lo dirò, è più letale la barbabietola. Perché? Non lo so, è così. E per concludere questo bonus video, a finale di questa puntata avremo Wild Child, con due bambini di 9 anni, Lorenzo e Desiree, che andranno a incontrare un lupo feroce insieme a Davide Frink, l'esploratore di prima. Andiamo, dai, andiamo. Nome? Desiree. Anni? 9. Nome? Lorenzo. Età? 9. Cosa andrete a fare oggi? Andremo a visitare... a incontrare un lupo feroce. Aiuto! Io sono molto emozionato, anche un po' di schega, perché ci potrebbe anche attaccare. Venite bambini, venite piano. Siamo qui in compagnia di un vero lupo delle foreste europee. Venite con calma, state calmi, fate i bravi, vedrete che sarà anche lui buono con voi. Ah, aiuto. Ecco, finisce questa puntata di Wild. Da fiammetta avete visto cosa succede essere troppo wild. Ancora. No, la parrucca. Mi alza la testa. Ah, giù, Madonna. L'ho visto addosso. Eccoci di nuovo qui a questa puntata di Wild. Il nostro... non mi ricordo più. Il nostro test finale. Eccoci qui ancora una puntata di Wild. Di nuovo. Aspetta.